Gianfranco Braia, organizzatore del Bacco Fest. Si inizia da Policoro per finire dove? Prima tappa Policoro, già individuata dallo scorso anno, a dire il vero poi il Covid ci ha bloccato. E a seguire Maratea 20, 21 e 22 di agosto e Matera 3, 4 e 5. Iniziativa, un evento itinerante, estivo, piace alla gente ed è una iniziativa che crediamo di continuare anche a organizzarla per i prossimi anni. E quanti sono gli espositori e sono tutti chiaramente lucani? Sì, cantine, sono 15 cantine tra le migliori di Basilicata e non lo dico io ma lo dice la gente, sono aziende che sono sul mercato da tanti anni e che chiaramente vogliono ampliare i loro mercati e Policoro, tanta gente, tanto turismo, è una tappa per loro e per noi. Chiara Di Giorgio, Fontanarosa Vini, la più giovane enologa del Bacco Fest, come sta andando? Allora, diciamo che c'è stata una bella risposta da parte non solo dei turisti che sono sulla zona, ma anche dalle persone proprio del posto, non solo di Policoro ovviamente, anche di tutta la costa, quindi da Nova Siri a Scanzano, all'entroterra, Montalbano e i paesi più vicini. Quindi siamo contenti e ci aspettiamo ovviamente sempre una partecipazione più copiosa. Quali vini presentate qui stasera? Allora, questa sera abbiamo portato il nostro Aglianico Porto Greco, che è il nostro, diciamo, il nostro gioiellino d'azienda, e poi abbiamo portato dei vini prettamente molto estivi, quindi abbiamo presentato dei frizzanti, sia bianchi che rosati, e il nostro bianco Malvasia Chardonnay Siritide, ovviamente per proporli e per essere in linea con il luogo, quindi il lungomare di Policoro. È possibile visitare la vostra azienda in agosto? Certamente, abbiamo appunto proprio da questo mese, tutti i giovedì di agosto, dalle 20 alle 22, faremo il nostro nuovo evento che si chiama Wine More Time, dove offriremo in via del tutto gratuita la visita della nostra cantina, quindi il luogo di produzione, imbottigliamento e stoccaggio, e anche una piccola degustazione dei nostri vini. Cosa presenta qui al Bacco Fest di Policoro? Qui in questa splendida cornice di Policoro ho portato la mia bottiglia di Margherita, un Matera Greco Doc biologico in onore della nonna Margherita. Quindi io sono originario di Napoli, ho vissuto a Napoli, però trasferito a Bernalda perché i terreni erano della nonna, quindi 20 anni fa. Abbiamo trasformato l'azienda, abbiamo dato vita a una cantina con un vitigno autoctono, il Matera Greco, e in più quindi abbiamo fatto questa bottiglia, il Margherita, quindi dedicata alla nonna. Quali vini avete portato qui stasera al Bacco Fest? Allora, stasera abbiamo un primitivo barricato, dello Noiosa fatto, un primitivo affinato in acciaio, un Merlot e Sangiovese, poi ho due bianchi, una Malvasia bianca e un Greco bianco e un rosato Montepulciano. Giuseppe Cuseo qui a Policoro per il Bacco Fest. Come sta andando? Quali sono le sue aspettative per questa manifestazione? Allora, siamo al secondo giorno ormai di Bacco Fest. E la prima serata, che è stata quella di venerdì, è stata una bellissima serata. La gente si è avvicinata tanto, si è interessata tanto al vino, e credo che questa sera, con la seconda serata, anche visto che è sabato, potrà esserci ancora molta più affluenza. Quali vini ha portato qui stasera? Abbiamo portato un po' di etichette, noi abbiamo 15 etichette in totale, però portarle tutte qui e farle degustare tutte era un po' complicato, quindi abbiamo scelto un po' di etichette che ci rappresentano. Abbiamo portato un po' di Pollicine, un po' di rossi, un po' di Aglianico vinificato in bianco, che diciamo è il prodotto che ci caratterizza di più.